passeggini in corteo per difendere la scuola, in mille alla manifestazione per la difesa dei diritti scolastici che si è trasformata a Viareggio in una protesta globale contro lo stato di abbandono della città. Pietrasanta, 6 autobotti in centro storico, allarme taglio nell'acqua, scatta il piano d'emergenza, la situazione non tornerà normale prima di un mese. Via Ingrillini, nessun rinvio per l'inizio dei lavori per il sottopasso, respinta la proposta del comitato Lucca Est che chiedeva al sindaco di collaudare prima la viabilità alternativa. Borgo Ammozzani, il restauro del Ponte del Diavolo, lavori per 1 milione di euro, il sindaco Andreuccetti lancia il bonus art, chi versa un contributo godrà di sgravi fiscali. Lo sport, la Pantera si esalta nell'arena, punto prezioso della Lucchese sul campo del quotato Pisa, grandi parate di Di Masi e si rivede un buon Chianese. Basket, le mura vuole la cinquina, seconda trasferta consecutiva per le biancorosse di Diamanti che giocano sul parquet del Vigarano. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura quindi la manifestazione che c'è stata questo pomeriggio a Viareggio, almeno un migliaio di persone in corteo per protestare contro i disservizi e lo stato di abbandono delle scuole ma anche di tutta la città di Viareggio. Vediamo il servizio di Roy Lepore. Hanno creato un gruppo su Facebook, Viareggio Unita per il diritto all'istruzione, molti genitori per protestare contro il caro scuola ed hanno dato vita a 500 ed oltre ad una manifestazione sfilando per le vie cittadine, partendo dal primo pomeriggio dalla stazione ferroviaria e giungendo in piazza Mazzini, dove la manifestazione si è conclusa con un flash mob. Il motivo della presenza di Stefano Pasquinucci, ex presidente della Fondazione Carnevale? Beh, il motivo è un motivo di 2 anni e qualche mese, la figlia che appunto frequenta uno degli asili nido di Viareggio, che ritengo siano davvero una grande risorsa, una risorsa come punto di riferimento delle famiglie, ma ancora di più, e questo mi pare importante, come strumento per una bella crescita di questi bambini, queste bambine che saranno, sono il presente ma saranno il futuro della nostra città. Le donne, diceva Stefano Pasquinucci, stanno facendo la differenza, la città si ribella perché qualcosa non va. Io non lo so se le donne stanno facendo la differenza, ci sono anche tanti babbi, tanti nonni, tanti zii insieme a noi, diciamo che gli uomini e le donne forse si impegnano a fare la differenza nell'interesse prima di tutto dei bambini di Viareggio. È stato lanciato un appello anche al presidente della regione Enrico Rossi affinché possa scongiurare il pericolo della scuola. Crediamo che in questo momento sia la regione l'ente che deve intervenire a risolvere questa situazione. Non può assolutamente lasciare le famiglie di Viareggio, e credo non siamo l'unica realtà, in una condizione del genere. L'attacco che c'è stato sui servizi per l'infanzia vuol dire un attacco alle famiglie, alle donne, al lavoro. Siamo mamme che siamo costrette a rinunciare a lavorare, a prendere i part time perché non sappiamo a chi lasciare i nostri bambini. Quindi crediamo alla sensibilità e a quello che già ha dimostrato verso questa città il Presidente, perché comunque è intervenuto, no, su altre questioni. Credo che sia importante che lui ci faccia sentire la sua voce. Gli abbiamo scritto, ci ha risposto, lo invitiamo nuovamente a trovare con noi una soluzione. Alla manifestazione hanno preso parte anche coloro che utilizzano la piscina per scongiurare l'imminente chiusura. Tra questi anche la campionessa del mondo juniores Diletta Carli, che lancia proprio attraverso i nostri microfoni un appello. È il punto di riferimento per tanti ragazzi e è una cosa assurda chiuderla. Una città senza sport è una città senza futuro. In tempi non sospetti avevi detto: mi vergogno di essere via regina, dico, quello, avevi quasi un presagio che potesse succedere quello che è accaduto. Speriamo, ecco, che questa manifestazione serva, diciamo, a far ritornare sui suoi passi qualcuno. Sì, più che altro speriamo che serva a far muovere qualcuno dall'alto per disdire quello che è stato detto, cioè di chiudere la piscina, perché insomma è una cosa assurda. Le altre notizie di cronaca: c'è stato un incidente sulla via per Camaiore a Monte San Quirico questo pomeriggio, un anziano di 80 anni di San Concordio ha perso il controllo dell'auto sulla quale stava viaggiando e si è schiantato contro un muro. Per estrarlo dall'auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e l'uomo in gravi condizioni è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa.
Vediamo adesso una foto relativa a un incidente, un altro incidente che c'è stato stavolta sulla variante Aurelia a Viareggio, sempre nel primo pomeriggio di oggi, la variante che è rimasta chiusa per un'ora a seguito appunto di questo incidente avvenuto in prossimità dell'uscita Viareggio Sud. È successo che una 23enne ha perso il controllo della Smart che stava guidando e l'auto si è ribaltata, come vedete nella fotografia. Nessun altro mezzo è stato coinvolto, ma per consentire a 118 e vigili del fuoco di condurre in sicurezza i soccorsi e la rimozione del mezzo, la variante è rimasta chiusa per circa un'ora. La ragazza, che al momento dei soccorsi era comunque cosciente, è stata trasportata dall'elicottero Pegaso, anche lei, all'ospedale Cisanello di Pisa. Ancora una fotografia, ancora un incidente, stavolta però c'è di mezzo anche qualcosa di più. Sbatte contro il muro di recinzione di un giardino e fugge a piedi per sottrarsi all'alcol test. È accaduto la notte di venerdì sulla via Nuova per Pisa. L'uomo, un 35enne lucchese, dopo aver perso il controllo della vettura è andato a urtare il muro di un giardino di un'abitazione. Svegliati dal rumore dell'incidente, i proprietari si sono precipitati per capire cosa fosse successo e hanno visto l'auto nel giardino e l'uomo che si allontanava di corsa. Avvertita la questura, una volante lo ha rintracciato poco lontano, sottoponendolo al test alcolemico e riscontrando valori doppi rispetto al consentito. All'uomo è stata dunque ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Torniamo in Versilia, per la precisione a Pietrasanta, dove c'è una situazione di emergenza idrica in centro storico per un inquinamento da taglio che dopo Val di Castello ha interessato appunto il centro della città. Sentiamo Luigi Casentini. Primo giorno di ordinanza di non potabilità dell'acqua per gran parte dei cittadini di Pietrasanta. Dopo che le analisi effettuate dall'ASL hanno riscontrato un inquinamento da taglio simile a quello dell'acqua di Val di Castello, il sindaco ha dovuto emanare l'ordinanza a scopo precauzionale, anche se in letteratura non si registrano casi di intossicazioni da taglio se non ingerito in altissime concentrazioni, come ad esempio nei topicidi. Tutto il centro storico e una vasta area della periferia sono state quindi interdette all'utilizzo dell'acqua dei rubinetti per scopi alimentari e 6 autobotti mobili sono state dislocate in diversi punti del capoluogo per ridurre al minimo i disagi dei residenti. È più la preoccupazione o più il disagio? Il disagio, indubbiamente. Sono tutte e due le cose insieme, sia il disagio che la preoccupazione. Il disagio per noi esercenti, per i cittadini e la preoccupazione del futuro verrà risolta. Sia disagio che preoccupazione, non è una cosa piacevole. Gaia ha individuato la causa di questo inquinamento nei sedimenti della condotta che collega la sorgente Moresco al serbatoio Monteregoli, ma le sorgenti restano pulite. Si procederà quindi alla sostituzione di questo condotto per un intervento ipotizzabile in 4 settimane, durante le quali è stato richiesto ai cittadini di contenere consumi di acqua. In mattinata il sindaco Domenico Lombardi ha avuto una riunione con Gaia, alla quale sono state sollevate richieste precise. Richiedo ancora una volta in maniera ferma, in maniera decisa da parte del gestore Gaia di avere dei dati di prospettiva ma anche di esecutibilità di lavori ineccepibili e risolutivi. Stupisce casomai che le analisi dell'ASL siano state effettuate dopo che una privata cittadina le aveva eseguite autonomamente, vista la vicenda di Val di Castello, in cui, secondo indiscrezioni, sarebbe risultato dagli esami epidemiologici svolti le scorse settimane che nel campione di cittadini si siano rilevati alti valori di taglio nel sangue. Le ultime novità riguardanti il carnevale di Viareggio. Questo pomeriggio il commissario della Fondazione Stefano Pozzoli ha annunciato che dalla Regione Toscana arriveranno 1.600.000 euro per il carnevale, ma ha annunciato anche che la Fondazione farà causa al Comune di Viareggio avanzando la richiesta di pagamento degli straordinari della vigilanza negli ultimi 10 anni e per il mancato pagamento del contributo relativo al 2014. Inoltre sul sito della Fondazione Carnevale c'è il bando dei carristi che ricalca la falsa riga di quello dell'anno scorso. Ancora notizie di cronaca da Lucca, l'elisoccorso Pegaso è intervenuto a Nozzano per trasportare a Pisa un uomo caduto da un olivo. L'incidente è avvenuto questa mattina, l'uomo in questione non sembra però in gravissime condizioni.
C'è stato il nuovo arresto, un secondo arresto per una coppia di San Concordio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo che i coniugi erano già stati arrestati il 4 ottobre scorso e rimessi in libertà perché risultati incensurati, i carabinieri hanno effettuato una nuova perquisizione in casa dei due, ritrovando, grazie all'ausilio di una unità cinofila proveniente da Firenze, 220 grammi di marijuana in un capanno attiguo all'abitazione, oltre a 30 grammi di foglie messe ad essiccare. Per i due è dunque scattato un nuovo arresto e il processo per direttissima per coltivazione di droga ai fini di spaccio. Vediamo alcune immagini che abbiamo girato questo pomeriggio a Lucca, perché alcuni telespettatori ci hanno segnalato le condizioni in cui versa il baluardo San Paolino delle Mura ad una settimana dalla chiusura dei Comics. Qui ha ospitato il palco per gli spettacoli. Da un lato è transitato un mezzo pesante che ha devastato tutta una parte del baluardo. Sull'altro lato invece ci sono sparsi rifiuti e cartacce. Forse, appunto, visto che ormai la manifestazione è finita da una settimana, sarebbe il caso di procedere alle pulizie e alla sistemazione del tutto. Parliamo di via Ingrillini, dei lavori che stanno per partire. La prossima settimana, mercoledì, chiude la strada e apre il cantiere per la realizzazione del nuovo sottopasso. Non ci saranno ulteriori rinvii, lo ha detto il sindaco Tambellini ieri sera a Noi TV. Nessun rinvio nella partenza dei lavori per il sottopasso di via Ingrillini. Da mercoledì prossimo la strada chiude per consentire l'apertura del cantiere. Lo ha ribadito il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, allo speciale TG Noi di ieri sera. A proporre un rinvio in modo da collaudare prima dell'inizio dei lavori la viabilità alternativa approntata dal Comune era stato Alessandro Di Vito, del Comitato Cittadino Lucca Est, secondo il quale su queste tematiche Palazzo Orsetti dovrebbe confrontarsi di più con i cittadini. Il sindaco si è detto aperto al confronto, ma sulla partenza dei lavori è stato irremovibile. Io non credo che ci sia bisogno di stoppare, dare lo stop ai lavori, di fermare i lavori per fare delle prove. Nessuno qui pretende di avere la verità in mano. Le cose si provano, si provano e poi si verificano. Se ci sono stati errori nella programmazione si cambia. Ma che problemi ci possono essere a modificare un senso unico nel caso che si riscontri che quel senso unico può dare degli impedimenti o dei fastidi o causare ingorghi o altre criticità. Quindi i lavori cominceranno, proveremo, perché il banco di prova sarà proprio l'inizio dei lavori. Se vi saranno poi delle criticità molto forti, le prenderemo atto e si cambierà. Nel corso della trasmissione la geometra Barbara Martinelli dell'ufficio progettazione strade del Comune ha illustrato le caratteristiche del progetto e delle misure adottate per la viabilità nella zona nel periodo dei lavori, che dureranno un anno e mezzo. Diverse le proposte arrivate dai telespettatori, tra queste anche quella di chiedere a Ferrovie dello Stato di sospendere per un anno e mezzo il transito dei treni sulla Lucca Aulla, garantendo il servizio con i pullman per evitare così la chiusura dei passaggi a livello durante i lavori per il sottopasso. Capannori è stato inaugurato il nuovo parcheggio di Castelvecchio di Compito. Il Comune infatti ha portato a compimento l'opera con la pavimentazione in asfalto natura e adesso questo borgo delle colline del sud avrà 10 posti auto a disposizione. Vedete la foto del momento del taglio del nastro con il sindaco Luca Menesini. Un intervento molto richiesto dai cittadini, ha detto Menesini, di cui l'amministrazione si è fatta carico e che oggi è stato ultimato e messo a servizio della comunità. Per realizzare il parcheggio l'amministrazione comunale ha investito 115.000 euro. E adesso andiamo a Borgo a Mozzano perché parte la campagna per il restauro del massimo monumento cittadino e della Valle del Serchio, il Ponte del Diavolo. Parte la campagna di restauro del Ponte del Diavolo, il monumento simbolo della Valle del Serchio. E vi potranno contribuire anche i privati, aziende o cittadini, dato che il progetto è inquadrato nel decreto Art Bonus. Ciò significa che chi contribuisce potrà usufruire di una sostanziosa detrazione fiscale, come spiega il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. L'Art Bonus funziona in questa maniera. Se nel 2014 o nel 2015 si fa una donazione,
il 65% di quello che viene donato lo si recupera spalmato in detrazione fiscale per 3 anni, quindi è un qualcosa di vantaggioso e dà la possibilità, ecco, alle persone che sono interessate ad assurgere al ruolo di mecenate di farlo e di farlo appunto a condizioni estremamente vantaggiose. Gli interventi prevedono un restauro e una risistemazione complessiva di tutta l'area del Ponte del Diavolo, compresi parcheggi e zone verdi, oltre ovviamente alla struttura stessa del ponte che sarà completamente ripulita. Costo complessivo del progetto circa 1 milione di euro. Contiamo davvero, ecco, insomma, sulla collaborazione delle aziende, sulla collaborazione di privati, sulla collaborazione di tante persone che, avendo visitato il ponte, magari vogliono donare anche piccole cifre. È un qualcosa di innovativo, di importante e che davvero potrebbe restituire un decoro maggiore a tutto il nostro territorio, per Borgamozzano e per l'intera Valle del Serchio. Presentata con una conferenza stampa, l'ottava edizione del congresso Lucca in Voce, dedicato alla voce artistica, congresso che si svolgerà dal 28 al 30 novembre al Real Collegio a Lucca. Si tratta di una serie di incontri e tavole rotonde sul tema della vocalità, dal canto agli aspetti comunicativi, dai temi che legano voce e sessualità alle patologie della voce. Parteciperanno i più importanti esperti a livello internazionale. E adesso la rubrica del sabato, la rubrica Parla il Vescovo con l'Arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. Vi faccio una domanda un po' insolita, dico, ma a voi vi piace la cioccolata? Non mi dite, i bimbi dicono, è il nonno, la nonna gli piace la cioccolata, la nonna, il nonno dicono, oh, qui in casa gli nascondo le cioccolate, i cioccolatini, perché sennò poi spariscono. Sì, so che la cioccolata vi piace, piace anche a me per la verità, ma perché, voi vi chiederete, e il vescovo viene in casa stasera, vi domanda se vi piace la cioccolata. Perché? Pensate, ero in autostrada, mi sono fermato un attimino all'autogrill, avete visto che mettono le cioccolate in bella mostra, no? Così, perché si possano acquistare. Però questa volta ho trovato una cosa insolita. Ho trovato uno scaffale dove c'era le stecche di cioccolate e in ogni 10 sapori diversi. E in bella mostra, al posto della marca della cioccolata, c'era scritto un comandamento, i 10 comandamenti in cioccolata. Però sentite i comandamenti come li hanno cambiati pur di vendere i cioccolatini. Allora, non avrai altro Dio all'infuori di me. Di fatto, loro l'hanno tradotta per vendere, non avrai altra passione all'infuori di me. Poi l'altro comandamento. Ricordati di santificare le feste, ricordati di mangiarmi a tutte le feste. Ed ancora, onora il padre e la madre, onora il latte e il fondente, non ho capito bene cosa vogliono dire, però insomma, per vendere hanno strumentalizzato, diciamo, i comandamenti. Ma io dico, guardate, la cioccolata sappiamo che non fa bene, a voi bimbe vi fa venire anche i brufoli, ma i comandamenti fanno bene, la cioccolata non sempre fa bene, i comandamenti fanno bene. Io ve lo dico con molta semplicità, ma pensate, non avrai altro Dio di fuori di me, hai chi ti vuole bene per sempre, Dio. Onora, ricorda santificare le feste, ma riposati, riposati. Sappiamo quanto è difficile negli adulti riposarsi, il corpo e lo spirito, onora il padre e la madre, ma il babbo e la mamma ad ogni età sono il dono più grande che Dio ci ha fatto. Bene, riscopriamo i comandamenti che fanno bene, la cioccolata facciamo l'uso che è così appropriato, il minimo indispensabile. Vediamo una foto suggestiva scattata a Marina di Pietrasanta, è il David di Michelangelo sullo sfondo del tramonto sul pontile di Marina di Pietrasanta. Si tratta di una riproduzione realizzata dalla Fonderia del Chiaro. Il progetto, sposato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta, fa parte dei percorsi del Chiaro Art Connection, che ha l'obiettivo di portare la grande arte tra la gente.
E adesso l'anticipazione su Parlando Con, che va in onda questa sera. Sergio Talenti dialoga con il professor Sacco, uno dei massimi esperti sulle relazioni tra economia e cultura, e invitato recentemente al ruolo di direttore scientifico della Fondazione Campus Università di Scienze del Turismo. Nella sua conversazione con Talenti, Sacco giudica la provincia di Lucca come un'area di grande interesse per lo sviluppo e il consolidamento di nuove correnti turistiche che si affacciano in Europa anche da paesi molto lontani. È tutto per questa prima parte della TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.